amici, bentornati sul canale. Oh, finalmente, dopo la pausa forzata dovuto al guasto del computer che utilizzavo abitualmente per l'editing dei vari filmati che propongo qui sul video, ci siamo finalmente rimessi in carreggiata, questa volta con un hardware ancora più sofisticato, quindi spero che questo aiuti in qualche modo a recuperare anche il tempo perso e a rendere più veloci le future uscite dei vari video. Bene ragazzi, allora questa volta chiaramente il ritardo non è appunto dovuto alle spedizioni, ma è dovuto a problematiche mie interne, quindi chiedo scusa a tutti quanti per l'attesa e cercherò sicuramente di recuperare il tempo perso man mano che andremo avanti. Vi chiedo ancora di avere un po' di pazienza nelle prime fasi, perché chiaramente il computer ancora necessita di alcuni aggiornamenti software, quindi ci sarà ancora qualche lieve ritardo magari tra un pack e l'altro, ma molto molto lievi ragazzi, in realtà è solo per avere il tempo di recuperare un po' tutto nel migliore dei modi, ok? Bene, a questo punto io direi che, come vedete, avremo a che fare in questo nuovo video con il Mazinger Z, e direi appunto di aprire il pacco e di incominciare a vedere quello che ci aspetta con questa fase. Come vedete lo sto sballando qui insieme a voi, quindi anche per me sarà una sorpresa vedere quello che contiene. Ecco qua. Allora, possiamo togliere la scatola. Bene, come vedete abbiamo a che fare con le parti che vanno dal 44 al 47, quindi a questo punto io direi subito di aprire i vari fascicoli e dare un'occhiata al loro interno. Bene, cominciamo dal fascicolo 44. Come al solito vi ricordo che nella parte dietro della copertina troviamo tutte le indicazioni relative all'editore e alla collezione, numeri utili dell'assistenza clienti eccetera, l'indicazione di fare la raccolta differenziata che mi raccomando va fatta, e poi il sommario di quello che troveremo all'interno. In questo caso per il montaggio avremo a che fare con la struttura articolare delle gambe, quindi in particolare quelle nella zona del bacino, come possiamo vedere qui in questa immagine. Vi ricordo altresì di verificare sempre che l'elenco dei componenti qui indicato corrisponda effettivamente ai componenti che vi sono stati dati nella confezione, ok? Quindi verificate, chiaramente ci sono delle parti meno visibili perché, come potete vedere, sono presenti sotto alle parti più grandi, ma comunque verificate sempre il tutto, ok? Allora, cominciamo a dare un'occhiata. Ecco qua. Queste prime fasi non sembrano troppo impegnative, dovrebbero avere una velocità di esecuzione abbastanza rapida. Eccola qua, troviamo sempre l'indicazione di quello che faremo nel prossimo numero. Qui c'è il solito dettaglio sui vari focus che riguardano i vari episodi. Qui c'è l'isola di Bardos, ovvero tutto, diciamo, il centro di comando su cui diciamo ci sono i cattivoni, no? Ok? Quindi Dottore Inferno e Company, ecco qua. Il solito focus anche sui vari episodi, in questo caso la puntata 43, bandiera bianca, col mostro meccanico Gyron J1, un mostro meccanico che ricorda molto molto un cavaliere medievale, come possiamo vedere. E poi l'indicazione di quello che troveremo nel fascicolo seguente, che adesso andiamo a vedere. Fascicolo 45. Medesime indicazioni per quello che riguarda il dietro della copertina. Qui in questo caso per il montaggio avremo a che fare sempre con la struttura articolare delle gambe. Eccola qua. Anche qui sarà una fase di montaggio abbastanza rapida e non dovrebbe comportare difficoltà particolari. C'è poi il focus sulla fortezza subacquea Salus. Le varie immagini che mostrano anche gli interni, chiaramente tutto è stato visto negli episodi dell'anime.
La puntata che viene analizzata è la numero 44, l'elmetto a energia solare con il mostro meccanico Rod R2, da non confondere con l'R2 famoso nella saga di Star Wars, ovviamente. Qui è uno schizzo fatto a mano dal maestro Gonagai che mostra il Dottor Inferno. E qui, come al solito, le indicazioni per il fascicolo 46 che adesso andiamo a vedere. Fascicolo 46. Lavoreremo sulla gamba sinistra, quindi le prime parti che comporranno la gamba sinistra. Come vedete, in queste fasi più che altro si tratta solo di evitare alcune parti di bulloneria in sequenza, quindi non c'è niente di particolarmente complesso, almeno si spera, a meno che non ci siano difficoltà nell'imparare le viti come è accaduto nella scorsa volta. Qui parliamo della fortezza volante Goal e la puntata 45, decimo anniversario, con il mostro meccanico Basil F7. Anche qui una nuova immagine, stampa, se vogliamo chiamarla così, del maestro Nagai, e le indicazioni su quello che troveremo nel fascicolo 47. Fascicolo 47. Proseguiamo il montaggio della gamba sinistra. In questo caso andremo ad inserire queste colonnine a cilindretto che comporranno la prima parte vera e propria del telaio interno della gamba. Anche qui il montaggio non dovrebbe essere lungo, quindi dovremo farlo abbastanza velocemente. In questo caso la puntata analizzata è la 46, il bambino abbandonato, con il mostro meccanico Blazas S1 e Blazas S2. Ancora una volta il proseguimento dell'intervista fatta a Go Nagai e il designer Yukimasa Iwata, il progettista di questo modello. Intervista che continuerà ancora nei prossimi episodi. Ancora una volta un bozzetto del maestro Nagai e le indicazioni di quello che troveremo nel prossimo numero, che chiaramente arriverà con il prossimo pacco. E in questo caso vediamo che inizieremo a lavorare sulla gamba destra. Bene. Bene, cari amici del canale, ecco qua, prima di proseguire, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivare la campanella per essere avvisati ogni qualvolta uscirà un nuovo video dedicato al modello del Mazinger Z della Hachette, oppure comunque agli altri video che porto sul canale dedicati ad altre collezioni. Mi raccomando, fatelo, perché altrimenti rischiate di non venire avvisati per tempo e quindi magari perderete poi ancora più tempo nell'attesa, anche quando non è colpa dei miei ritardi, ok? Colgo l'occasione anche per ricordarvi di visitare e mettere un like anche alla pagina Facebook del canale, l'Andrew Riker Channel. Stessa cosa per i profili Instagram ed X, ovvero l'ex, nel vero senso della parola, Twitter, ok? Un salutone all'amico Giampo del canale Instagram Mazinga Z Italia, vi ricordo un canale dove troverete moltissime informazioni dedicate al mondo dei robot nagaiani e anche a tutto il resto degli anime che riguardano l'animazione giapponese. Un salutone anche ai vari canali robotici per eccellenza, ovvero i robotti del giornalista e potere robotico. Un saluto a voi cari amici e ora dedichiamoci al montaggio di queste fasi dedicate al Mazinger Z Hachette. Mazingo! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Bene ragazzi, fascicolo 44, come vedete avremo a che fare appunto con i pezzi che riguardano la struttura articolare delle gambe. Allora, la prima cosa dovremmo andare a recuperare questi due pezzi qui, che erano gli innesti forniti in concomitanza del fascicolo 41, ok? Ne prenderemo uno a caso, tanto sono uguali, ok? Prendiamo uno dei pezzi 4401, che sono questi. Anche questi sono uguali, quindi non ha importanza quali dei due sceglierete, sono perfettamente identici, ok? E andremo ad innestarvi all'interno uno dei pezzi 4101,
Chiaramente dovremo fare in modo da far corrispondere i fori presenti qui sul lato superiore del pezzo 4101 con quel foro presente nel pezzo 4401, ok? Andrà semplicemente innestato dentro in questo modo. Come vedete, solo un foro entra, quest'altro rimane esterno, ok? E dovremo poi bloccare in posizione con le viti che ci sono state fornite sia qui e sia dall'altra parte. Le viti da utilizzare sono queste più corte. In questa scena ne abbiamo di due tipi, una più lunga e una più corta. Noi utilizzeremo quelle più corte, dove metteremo chiaramente la relativa rondella. Come vedete, queste hanno già la parte di frena filetti secco applicata, ma se avete quello liquido, un goccetto in più non farà male e vi aiuterà sicuramente nell'inserimento della vite. Mettiamo una goccia di frena filetti. Mettiamo una rondella sopra la vite. Ecco qua, e poi andiamo ad inserire la prima vite nell'apposito foro. Ci aiuteremo ovviamente con la solita chiave a brugola. Non stringiamo completamente, in maniera da lasciare un po' di gioco per inserire anche quella dal lato opposto. Poi, una volta che avremo inserito anche quella, sempre mettendoci prima la solita rondella, eccola qua. Anche in questo caso lubrifichiamo usando il frenafiletti al posto dello svitolo del WD-40, perché in questo caso ci aiuterà anche nell'applicazione stessa della vite e nell'evitare che possa svitarsi in futuro, senza che lo vogliamo noi, ovviamente. Portiamo completamente fino a fine corsa e poi facciamo lo stesso sull'altra vite che avevamo lasciato lenta. Ok, in questo modo. Chiaramente ripetiamo la stessa operazione per quest'altro pezzo e ci vediamo quando abbiamo completato il tutto. Bene, una volta completati questi due snodi, li mettiamo momentaneamente qui per terra. Prendiamo invece la parte 4403, che è questa qui, ok, e ci andremo a collegare insieme i due snodi che abbiamo appena preparato, ovvero questi qua. Li terremo insieme in questo modo. Ci andiamo ad applicare sopra il pezzo 4403, facendo in modo da far corrispondere i fori, questi qui, vedete che avevamo lasciato liberi, con il foro presente da ogni lato su questo pezzo, ok? Quindi ne allineeremo uno alla volta, ovviamente, per comodità, e poi lo andremo a bloccare sempre utilizzando le viti più corte, quindi le 4404 dotate di rondella. Anche in questo caso metteremo un goccio di frena filetti. Quindi sempre con vite e rondella di quelle più corte andiamo a bloccarlo in posizione. Anche in questo caso possiamo lasciarlo momentaneamente un pochino lento, ma non creerà grossi problemi, potremmo anche stringerlo in realtà. Comunque, per evitare disallineamenti magari dovuti a qualche strano motivo, andiamo a bloccare in posizione l'altro pezzo prima di stringere tutto. Ah,
anche in questo caso un solito goccetto di frenafiletti nel foro. Ricordo di non esagerare col frenafiletti, perché tanto non è che mettendone di più si ottiene un effetto più superiore. Quindi risparmiate, non sprecate, mettetene solo proprio un goccio. Adesso portiamo fino a fine corsa entrambe le viti. Ecco qua, dovremo ottenere questo. Una volta ottenuto questo, recuperiamo anche il pezzo che andrà sotto, ovvero il 4402, lo giriamo in questo modo e lo andremo ad applicare così. Ok? Quindi guardate bene il pezzo, attenzione, è impossibile metterlo da questo lato, quindi non potete sbagliare. Lo andate ad assemblare in questo modo e poi andremo ad applicare sempre quattro viti di tipo 4404, quindi quelle più corte, qui ai lati, quindi qui, qui e anche dal lato opposto, qua e qua, lasciando liberi quelli centrali, ovviamente. Ok? Mi raccomando, non dimenticate le solite vitine, vitarelle varie. Allora, in questo caso il frenafiletti credo che converrebbe metterlo dopo, quindi all'uscita. Ok, quindi per il momento mettiamo solo la vite. Iniziamo ad avvitare. Anche in questo caso non stringiamo ancora completamente. Mettiamo la vite successiva all'angolo opposto, questo vi ricordo si fa sempre per centrare al meglio le parti, ok? Perché è vero che si centrerebbero comunque, ma c'è sempre un discorso, magari stringendo troppo da una parte si potrebbe tirare di più su un angolo piuttosto che un altro e poi creare difficoltà per inserire le viti successive. Andiamo a mettere anche le ultime due. Mettiamo l'ultima dall'altro lato. E adesso procederemo a stringere completamente tutte e quattro le viti in maniera definitiva. Ecco qua. Dopodiché possiamo mettere un goccio di frenafiletti qui dalla parte opposta in corrispondenza della fuoriuscita delle viti. Bene, ora recuperiamo tutta la struttura che abbiamo assemblato in precedenza, eccola qua, la orientiamo in questo modo, quindi con questa parte diciamo a U messa verso di noi. Notate che le parti qui della spalla devono mostrare la testa delle viti, ok? Quindi non deve essere girata così per intenderci, ma deve essere girata in questo modo e ci andiamo ad applicare la parte che abbiamo appena assemblato, questa, orientando anche in questo caso la forma degli snodi nello stesso verso, vedete? Chiaramente questa volta dovremo far allineare il tutto così, facendo combaciare
i fori presenti sul pezzo che abbiamo assemblato con questi fori qua presenti nella struttura. Quindi lo andiamo a posizionare. In questo caso utilizzeremo le viti più lunghe, ovvero le 44-05. Ci metteremo dentro la solita rondella e ci applicheremo ovviamente anche un po' di frenafiletti liquido. Applichiamo anche su entrambi i fori, così ci ritroviamo già pronti. Poi prendiamo la prima vite, la andiamo a posizionare e usando la chiave a brucola inizieremo ad inserirla all'interno. Anche in questo caso non stringiamo subito completamente perché dobbiamo lasciare modo di poter centrare anche la vite che andrà dall'altro lato, quindi appoggiamola solamente, ok? Giriamo il pezzo, inseriamo la nuova vite, vi ricordo di mettere sempre le rondelle ragazzi, non ve le dimenticate. E poi avvitiamo il tutto. Ora possiamo portare a fine corsa sia questa vite sia quell'altra che avevamo lasciato più lenta. Ok? Ecco qua, in pratica adesso verifichiamo il montaggio che da questo lato, come vedete, ha questa parte così chiusa e mostra qui le parti più aperte, girandola invece deve mostrare questa parte a U, quindi aperta, e queste parti invece, diciamo, degli snodi chiuse, ok? Bene, non ci resta che passare quindi al fascicolo 45, Machine Go! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Bene ragazzi, fascicolo 45, andremo ad inserire questi snodi che troviamo qui, ovvero i 4502, sulla struttura che abbiamo già montato, quindi la andiamo a recuperare. Eccola qua. Come vanno posizionati? Allora, molto semplice, girate la struttura facendo in modo da far vedere questa parte, diciamo, scavata interna sui snodi che avevamo montato precedentemente, e ci andiamo ad applicare sopra il pezzo, così. Non ha un verso particolare, l'unica cosa che dovete chiaramente fare attenzione e metterlo con il bullone verso l'alto, anche perché metterlo al contrario la vedo sinceramente molto dura. Ok, quindi lo andiamo a posizionare qua dentro. Ok, cominciamo da uno qualsiasi dei due, decidete voi. Poi chiaramente gireremo il pezzo, ok, faremo corrispondere posizionandolo con le dita i fori tra le due parti, applicheremo un po' di frenafiletti qui sulla parte, ok, e poi andremo a bloccarlo con una delle varie viti che ci sono state fornite in questa uscita, che per fortuna sono tutte uguali, quindi non ci possiamo sbagliare. Vi ricordo di preparare già tutte le viti con la propria rondella incastonata dentro, in maniera da non dimenticarla, ok? Andiamo a mettere chiaramente un goccino di frenafiletti su tutti i fori, questo per aiutare soprattutto la lubrificazione e anche il mantenimento futuro. C'è già il frenafiletti, diciamo, quello secco, ma diciamo aiutarlo con un altro po' di questo liquido male non fa, soprattutto perché quello secco tenderà a frenarvi un po' il serraggio della vite, quindi aiutarlo con questo liquido ridarà quella lubrificazione necessaria a scendere. Anche in questo caso non stringiamo subito la prima vite, lasciamola lenta, verifichiamo sempre, ecco, di non perdere
le varie rondelle quando andiamo a mettere le viti e mettiamo la seconda vite, che aiuterà a centrare chiaramente meglio il pezzo. Applichiamo anche le altre due e poi serreremo completamente il tutto. Ecco qua, in questo modo. Ok, ora applichiamo quest'altro snodo allo stesso modo come abbiamo fatto per questo e poi proseguiremo con la prossima fase. Quindi questo non ve lo faccio rivedere ovviamente perché è identica operazione di quella che abbiamo appena svolto. Ci vediamo alla prossima fase. Bene, eccoli qua, sono assemblati entrambi. Ok, ora tenendo il pezzo girato in questo modo, anche se poi non ha molta importanza perché quello che andremo a fare adesso praticamente non cambierebbe la situazione, prendiamo questa staffetta, la 4501, ok? Quindi una staffa di raccordo, e la andremo ad applicare sul pezzo facendola installare su questi fori qua, quindi questo, vedete, e quest'altro presente dall'altro lato. Chiaramente andrà a coprire il tutto, la staffetta è identica, quindi non ha un verso che può compromettere il montaggio, ok? Quindi potete metterla tranquillamente come volete. L'andate ad avvicinare alle parti in questo modo. Ovviamente farete combaciare al meglio i fori sia sopra che sotto, ok? Dopodiché metterete un po' di frenafiletti se volete, ma secondo me quando sono i fori così passanti conviene metterlo dopo all'esterno della vite, nel pezzetto che spunta fuori, e utilizzando sempre le viti che ci sono state fornite in questa uscita e la loro relativa rondella, andiamo a bloccare i pezzi in posizione e sarà l'ultima fase di questo montaggio per questo fascicolo. Ecco qua, appena sentiamo che la vite entra in pana, passiamo direttamente a posizionare la seconda senza procedere a stringere la prima, ok? Questo sempre per il famoso gioco che è necessario per far entrare le viti senza difficoltà. Quindi mettiamo la seconda vite, sempre con la rondella, e cominciamo ad avvitare questa. Chiaramente quando siamo arrivati a fine corsa qui possiamo stringere, stessa cosa, andiamo a riprendere quella sopra e la portiamo a fine corsa e stringiamo anche questa. Ok. Bene ragazzi, e con questo si chiude anche il montaggio del fascicolo 45. Possiamo passare al fascicolo 46, Machine Go! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z.
fascicolo 46. Allora, ragazzi, andiamo a montare l'articolazione sinistra. Prendiamo come prima cosa il pezzo 4601, che è questo qui, ok? Vedete, è marcato con la lettera L, e ci andiamo ad inserire dentro questi due o-ring in silicone, ok? Come vedete ci sono le loro scannellature, quindi piano piano li inseriamo, facciamo scendere il primo nell'apposita fessura, ok? Facciamo la stessa cosa con il secondo, operazione quindi molto semplice, eccolo qua. Controlliamo che siano incastonati nel migliore dei modi, ok? Poi prendiamo la parte 4604, che è questa, la teniamo con le alette verso di noi, in questo modo, vedete? Giriamo il pezzo in maniera da poter vedere, il pezzo questo qui, in maniera da poter vedere la lettera L stampata, e ce l'andiamo a incastonare sopra, in questo modo, ok? Chiaramente vedete quel dentino, quello deve essere dentro a questa svasatura, perché poi deve essere in grado il pezzo di fare questo giro qui, bloccandosi ai lati, ok? Quindi attenzione a non farlo rimanere sotto la piastra, eh? Ecco qua. Una volta fatto questo, andiamo a prendere il pezzo 4603, che è questo. Attenzione, perché è uguale al 4602, che è questo qui, però se vedete bene il 4202 ha la lettera I stampigliata sopra. Inoltre, dice, ma qual è la differenza? La differenza sta nei fori delle viti, perché se guardate quello con la lettera I, quindi questo, ha i fori più larghi rispetto a quelli che non ha la lettera I sopra, ok? Quindi attenzione, noi useremo questo che è liscio, senza la lettera stampata. Prendiamo e lo andiamo ad inserire qua, questo punto qua, facendo corrispondere questi due fori con i due fori frontali che troviamo su questa placca, ok? Quindi in questo modo, chiaramente faremo orientare bene i fori al momento dell'inserimento delle viti. Viti che a questo punto andiamo a prendere sono le 4606, ne abbiamo solo un tipo in questa uscita, ci mettiamo le loro rondelle, applichiamo come sempre un po' di frenafiletti e poi procediamo a inserirle all'interno dell'elemento da accoppiare. Quindi mettiamo un po', appena un po' di frenafiletti, prendiamo una delle viti e andiamo a cercare il serraggio un attimo solo. Allora, perché farlo in camera chiaramente non è facile, ecco qua, anche qui non stringiamo, andiamo prima a mettere una seconda vite, ok? Quando sentiamo che anche questa comincia a prendere la filettatura, allora a quel punto possiamo stringerle entrambe. Verificate sempre ovviamente che questo dentino rimanga visibile, ok? Ecco qua, in questo modo. Verificate chiaramente che sia possibile girare il pezzo senza problemi. Ora andremo ad applicare l'altra parte che chiuderà da quest'altro lato. Quindi prendiamo il pezzo, questa volta con la lettera I stampata, lo andiamo ad applicare sopra, come abbiamo fatto con l'altro. Ok? E poi anche in questo caso andiamo a mettere le due viti con rondella nei relativi fori. Mettiamo anche qui un po' di frenafiletti, molto poco ragazzi, non ne serve proprio una quantità eccessiva.
anche qui iniziamo ad avvitare, poi interrompiamo e posizioniamo la seconda vite. Ora possiamo portare a fine corsa tutte le viti, stringiamo quel tanto che è necessario a tenerle accoppiate e il gioco è fatto. A questo punto, una volta applicate quelle quattro viti, concludiamo inserendo le ultime quattro viti qui ai lati delle due parti accoppiate tra loro, vedete? Allora, la testa delle viti dovrà essere dal lato dove c'è presente la lettera I, quindi attenzione a non fare questo errore. Vedete, anche qui c'è la parte che diciamo è più esposta verso il fuori, diciamo, mentre qui c'è la parte scavata. Noi giriamo con la parte esposta verso il fuori e andiamo ad applicare le viti con le relative rondelle qui nei quattro fori. Anche in questo caso metteremo un pochino di frenafiletti per aiutare il tutto. Qui ragazzi dovete fare attenzione in maniera ancora maggiore rispetto alle fasi precedenti, perché in questo caso se stringete subito solo da un lato stringerete troppo da questa parte e chiuderete di meno dall'altra, quindi diciamo il serraggio delle viti andrà fatto in maniera simmetrica un po' per volta da tutte le parti. Cominciamo ad inserire la prima vite. Poi ne andremo ad inserire un'altra, sempre facendo lo solito schema a croce, quindi andremo a metterla dal lato opposto, ok? Chiaramente avvitate fino a quando sentite che la vite ha fatto la sua presa, poi passate alla successiva. Ecco qua. Adesso passiamo alla terza vite, a questo punto la potete mettere dove volete. Io ricomincio dall'altro lato, ma potrei anche proseguire dallo stesso lato. L'importante è non portare troppo a chiusura una vite, devono chiudere in maniera simmetrica, un po' per volta dappertutto. E poi andiamo ad applicare l'ultima vite. Vi ricordo sempre di verificare di aver messo le rondelle tra loro, ok? Ecco qua, una volta fatto questo, avviteremo un po' per volta un paio di giri per parte, seguendo sempre lo schema a croce, quindi qui, qui, qui e qui, in maniera da far avvicinare fino a fine corsa tutte le viti. Una volta portate fino a fine corsa, possiamo, diciamo, tutte quante in maniera simmetrica, possiamo procedere a stringerle. Sempre senza esagerare per evitare di spanarle, perché ho visto che ultimamente questi pezzi tendono a spanare con facilità. Ecco qua, ok? E il gioco è fatto. Possiamo passare direttamente al fascicolo 47, Machine Go! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinga Z. Allora ragazzi, fascicolo 47, l'ultimo di questo pacco, andremo ad assemblare le parti che compongono la struttura della gamba sinistra. Allora, per prima cosa recuperiamo la parte che abbiamo assemblato nel fascicolo precedente, eccola qui, ok? Andremo ad applicare queste colonnine che ci sono state fornite alla struttura, ok? Per farlo utilizzeremo chiaramente le solite viti. Attenzione, perché in questo caso abbiamo due tipi di viti. Un tipo più lungo e un tipo leggermente più corto, vedete?
noi utilizzeremo quelle più lunghe per fare questa parte di assemblaggio, ovvero le 4705. Ricordatevi di applicare sempre la propria rondella, ok? Poi la andremo ad inserire nei fori dedicati al montaggio di queste colonnine, che sono questo e questi due in alto, ok? Questi due laterali no, ok? Quindi non fate attenzione a non sbagliare. Allora, cominceremo con questo sopra, ma è uguale, potrete cominciare con quello che volete alla fine, ok? Andremo a mettere anche in questo caso un po' di frenafiletti, potete metterlo sia sulla vite oppure sopra la colonnina se volete, ok? Ne mettete proprio una goccia. Poi, se volete, potete procedere tenendo ferma la vite con il dito e girandola con tutta la colonnina, ok? Questo per comodità, almeno fino a quando non si arriverà a un certo punto, ok? Poi, una volta fatto, chiaramente reggerete dalla colonnina e utilizzerete la chiave a brucola per serrare la colonnina completamente. Chiaramente non riuscirete a serrarla in maniera molto forte finché non andrete ad applicare anche la seconda piastra sotto. Quindi per il momento non vi preoccupate, portatela fino a fine corsa e basta. Continuiamo applicando le altre colonnine, sempre utilizzando le viti lunghe, ok? Anche in questo caso mettiamo un po' di frenafiletti. Cominciamo ad imparare la colonnina e poi portiamo a fine corsa, sempre utilizzando la chiave, ovviamente. Ecco qua. Ora facciamo lo stesso applicando sempre le viti lunghe su questi due fori qua, questo e quest'altro. Mettiamo il solito frenafiletti. Per le colonnine, ragazzi, non credo che ci sia un verso, eh? Cioè sono identiche da entrambi i lati, quindi potete tranquillamente assemblarle come volete. Ma perché lo specifico? Perché nelle prime fasi del montaggio del Mazinga Z sembrava che avessero un verso, perché alcuni davano più difficoltà, altri meno nell'inserimento, però in realtà credo che non abbiano verso, cioè non credo che lo abbiano mai avuto alla fine. Il frenafiletti mi scivola un po' sulle mani, tende a dare un po' di scivolosità al pezzo, ok? Quindi l'ho asciugato. Anche in questo caso portiamo fino a fine corsa. Ora procediamo, sempre con una vite lunga, ad inserire l'ultima colonnina. Mettiamo un po' di frenafiletti sull'ultima colonnina. Scusate un po' di abbassamento della voce ogni tanto, perché chiaramente la stagione fredda, insomma, per modo di dire, comunque gli sbalzi di temperatura, qualche scherzetto alla voce me lo fanno. Ok, anche in questo caso cominciamo avvitando tramite la colonna, poi giriamo e usiamo la chiave per portare al serraggio completo. Ecco qua, ci troveremo in pratica con questa situazione qua. Notate sempre questi due fori che sono liberi, questi due fori che sono liberi, ok?
Ora giriamo il pezzo in questo modo, così, quindi con questa parte da questo lato. Prendiamo la placca inferiore, ok, che c'è stata fornita con questa uscita, questa, la giriamo in questo modo, quindi con le alette posizionate verso il basso, ok, e orientandole in questo modo verso le colonnine, e la faremo corrispondere chiaramente ai relativi fori, vedete, bloccandola in posizione sempre con le viti lunghe. Quindi ci applicheremo, come abbiamo fatto prima, un po' di frenafiletti su tutti i fori interessati e poi applicheremo viti e rondelle. Chiaramente appoggeremo prima tutte le viti in maniera da aver centrato tutte le colonnine. Comando, attenzione a non sbagliare le viti, eh? Sempre quelle lunghe vanno usate, ok? Ve lo dico perché, specialmente se le abbiamo posizionate vicine sul banco di lavoro, è facile distrattamente prenderne una per un'altra, quindi fateci sempre mente locale e prendete quelle corrette, ok? Ecco qua. Una volta posizionate, prendiamo di nuovo la chiave a brucola e iniziamo a serrarle sempre con lo schema a croce, quindi questa, 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 anche in ordine diverso, l'importante è che rispettiate la croce, ok? Ecco qua, adesso possiamo stringerle. Una stretta, diciamo, decisa, ma normale, senza esagerare, sennò rischiamo sempre di spanare qualcosa, ragazzi. Giriamo il pezzo e serriamo anche quelle che non abbiamo potuto stringere in precedenza perché giravano le colonnine, ok? Adesso sarà possibile farlo senza problemi. Ecco qua. Vi ricordo di controllare sempre l'orientamento di tutto il pezzo, deve essere questo, ok? Quindi attenzione che queste alette devono stare verso l'alto, in corrispondenza di questa parte spostata sulla destra. Ora recuperiamo tutto il telaio del Mazinga Z, lo giriamo in questo modo e andremo ad applicare questa parte che abbiamo assemblato sopra questo snodo qua, ok? Attenzione perché dovete girare tutta la struttura del Mazinga Z in maniera da vedere questa struttura ad U, vedete? Quindi non questa aperta, ok? Ma dovete vedere questa qui ad U, anche perché è l'unico modo per vedere i giunti degli snodi esposti, ok? Prendiamo il pezzo, lo giriamo in questo modo, lo andiamo ad applicare sopra, ok? Una volta fatto ciò, prendiamo questa volta le viti corte, che quelle che ci sono avanzate in pratica, e le mettiamo qua dentro tutte e quattro e procediamo a stringerle sempre col sistema a croce. Mettiamo sopra lo snodo, prendiamo una delle viti, controllate sempre che ci sia chiaramente la rondella, e andiamo ad applicare il tutto. Per il momento non stringiamo, prendiamo un'altra vite, chiaramente cercheremo di centrare sempre i vari fori e poi procediamo ad inserire anche le altre due viti, chiaramente senza stringere nemmeno queste. Lo faremo quando le avremo fatte impanare tutte e quattro, ovviamente. Ecco qua, una volta
applicate tutte e quattro, possiamo procedere a stringerle. Stringiamo sempre con lo schema a croce, ovviamente. Ecco qua, in questo modo. Questo chiaramente dovrà essere in grado di muoversi, ok? Anche se di poco, però vedete, ha un'oscillazione laterale. E poi anche l'oscillazione avanti e indietro. Ovviamente ragazzi, oltre ad avanzarvi le solite viti, vi avanzerà anche questo aggiunto che utilizzeremo nelle prossime fasi di montaggio. Bene ragazzi, prima di procedere ai saluti, ecco, volevo farvi notare la lunghezza totale del modello, che incomincia a diventare di una certa dimensione. Sarà sempre più difficile riuscire ad inquadrarlo nel migliore dei modi durante il montaggio, proprio a causa delle sue dimensioni, ma comunque in linea di massima troveremo sempre il metodo per farlo, ok? Tenete da parte questo pezzo che monteremo appunto successivamente e a questo punto possiamo dedicarci ai saluti. Allora vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, quindi attenzione, attivate la campanella, pollice in su al video se il video vi è piaciuto. Mi raccomando, una cosa importante per fare in modo che l'algoritmo di YouTube lo proponga ad altre, anche ad altri amici, e facciano, diciamo, appassionare questo montaggio anche altri appassionati del Mazinger Z della Hachette. Vi ricordo anche di visitare come sempre pagina Facebook del canale, quindi dell'Andrew Riker Channel, quindi non il profilo di Will Andrew Riker, ma la pagina del Facebook del canale Andrew Riker Channel, e chiaramente anche i vari profili Instagram e ex Twitter, ok? Bene ragazzi, allora un salutone sempre ai cari amici dei canali robotici, al grande amico Giampo del canale Instagram Mazinger Z Italia, un saluto e un abbraccio particolare a tutti gli amici del gruppo Facebook che stanno partecipando a questo splendido montaggio. Forza ragazzi che siamo quasi alla metà, anzi sicuramente qualcuno di voi è già passato la metà, perché io chiaramente sono in leggero ritardo che, ripeto, non è un dramma ragazzi, quindi non facciamo polemiche sterili per il pacco che tarda qualche giorno ad arrivare, perché quello che in teoria potrebbe venire più danneggiato della cosa sono io, che vi devo preparare magari con anticipo, se possibile, i video per farvi affrontare il montaggio più, diciamo, in maniera rilassata. Chiaramente alcuni di voi non ne hanno bisogno, per carità, perché nel gruppo ci sono anche dei bravissimi modellisti che possono tranquillamente andare avanti da soli. Un esempio per tutti è Corrado Pala, che saluto, ciao Corrado, sempre in gamba, e quindi diciamo che non tutti ne hanno bisogno, però per coloro che vogliono un piccolo aiuto nel montaggio, chiaramente i miei video hanno le loro perché, quindi dovrei magari allarmarmi più io se i vecchi non arrivano. Io invece comunque la prendo sempre con filosofia. È una build up che è programmata per essere realizzata in circa 2 anni di montaggi, quindi non abbiate fretta. I ritardi purtroppo ci sono, sia per problemi logistici sia per problemi proprio di trasferimento dei pacchi dall'Oriente, dove vengono realizzati i pezzi, qui, fino a farli arrivare qui in Italia. Poi ci sono anche ritardi vari dovuti a varie altre problematiche, ma comunque ragazzi vi ricordo che la Hachette sicuramente, come tutti gli editori, cercano sempre di fare il tutto per accontentare i clienti e non per scontentarli, quindi quando c'è qualche situazione anomala sicuramente non dipende dalla loro volontà, ma è un problema tecnico e va gestito come tale. Quindi inutile arrabbiarsi, inutile inviare lettere minatorie alla Hachette, che poi tra l'altro creano anche polemiche, e quindi non mi piace che nel gruppo ci siano questo tipo di situazioni. Quindi mi raccomando, chiedere sempre quando c'è un problema ad Hachette di risolverlo, però fatelo nei dovuti modi ragazzi, sempre con buona educazione, con termini tranquilli, concilianti,
non usate l'arroganza, perché l'arroganza non porta da nessuna parte, ok? Bene ragazzi, un abbraccio a tutti, un saluto, mi raccomando iscrivetevi anche al gruppo Facebook, chi di voi non l'ha ancora fatto, basta inquadrare il codice QR che vedete in sovraimpressione e verrete reindirizzati direttamente all'indirizzo Facebook su cui troverete il gruppo, ok? Un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima. Majingo Pilderon. We'll be right back.